La folla dei grandi eventi ha dato il benvenuto alla Festa del Torrone edizione 2022 che ha riportato in centro Cremona l'eccellenza del mondo dolciario italiano e cremonese. Turisti e visitatori non hanno saputo resistere al richiamo del dolce mandorlato simbolo della città del Torrazzo, accompagnato come sempre da rivisitazioni e squisitezze arrivate da tutto lo stivale. Festa del Torrone di Cremona, ma c'è anche la Sicilia. Certo, siamo presenti anche noi con i nostri cannoli siciliani portati dalla Sicilia appostamente per Cremona. Qua abbiamo i diversi gusti di cannolo siciliano, il dolce per eccellenza noi abbiamo portato. Sono d'accordo, e il cremonese come risponde? Ma il cremonese è così così, non sta rispondendo come previsto dalle... C'è tempo. E certo, speriamo bene. Miele è ingrediente fondamentale anche del torrone naturalmente. Sì, esatto, il miele è un ingrediente fondamentale del torrone e quindi noi siamo qui a vendere la nostra produzione. Dove siete? Dall'Abruzzo veniamo. Com'è la Festa del Torrone? Vi piace? Sì, siamo diversi anni che partecipiamo a questa manifestazione e il pubblico risponde bene. Qual è la novità di quest'anno? Torrone A? Ma guardi, quest'anno abbiamo fatto il torrone alla licurizia, che l'anno scorso non avevamo, ma è una novità anche gli altri, perché molti non conoscono per esempio quella al mirto, quella al limoncello, quello col miele di castagno, quello col corbezzolo. Siete sardi, immagino. Sì, siamo sardi, siamo di Pattada e siamo del centro-nord Sardegna. Tra spettacoli di trampolieri, assaggi e degustazioni è entrata nel vivo la manifestazione più attesa del calendario cremonese, apprezzata dai palati più ricercati anche dai più piccini. Qual è il segreto del cremino? C'è una ricetta segreta? La base è nocciola, non ci sono segreti. Piace soprattutto ai bambini, immagino. Sicuramente, bambini soprattutto anche grandi.